Buongiorno, bentrovati. Nuova edizione del TG Noi, edizione giorno con i fatti delle ultime ore in primo piano. Dunque, gli aggiornamenti partono con la cronaca. Andiamo su noitv.it. Partiamo da qua per darvi la notizia di questo incendio. Ve lo anticipavo poco fa. I carabinieri a Capannori hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di un furto avvenuto nella notte nell'oratorio della chiesa Basta di Castelvecchio di Compito. L'uomo sarebbe anche responsabile dell'incendio che ha distrutto gli interni e reso inagibile l'edificio. Si tratta di un giovane che due testimoni avrebbero visto allontanarsi dalla struttura dove, prima di fuggire, avrebbe appunto anche appiccato le fiamme. A Castelvecchio sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba per avere ragione del rogo. Il parroco, Don Nando Ottaviani, è stato avvisato da militari dell'arma e ha seguito personalmente le operazioni di spegnimento dell'incendio. E allora andiamo a sentire la testimonianza del parroco di Don Nando Ottaviani, ascoltiamolo insieme. Tornando, stanotte l'hanno svegliata di soprassalto per questo che è un vero e proprio scempio. Cosa è successo? È successo che alle 2:30, un quarto alle 3, sono stato svegliato al telefono, ero in camera, dormivo e il comando dei carabinieri di Lucca mi informavano che andava a fuoco la chiesa, io poi di Castelvecchio. Io poi mi ero un po' allarmato perché ci sono due chiese, questa qui piccolina che è più moderna e quella antica. E quindi chiedevo appunto quale chiesa era e allora mi è stato detto dove era l'oratorio e quindi quella qui in basso, mi sono vestito subito e appena arrivato c'era già la pattuglia dei carabinieri, sono arrivati poi subito i vigili del fuoco e abbiamo trovato questo servizio di vandalismo, ecco, che è stato fatto, c'è stato fatto un furto, la rifurtiva grazie a Dio alcune parti sono state recuperate. Mentre la barella che per portare, ecco, la Madonna, in cui qui erano tutti i voti, che è dell'Ottocento, è stata distrutta, bruciata, perché è stato appiccato il fuoco. Ecco, ma poi la cosa bruttissima è che la comunità perde un punto di aggregazione Aggregazione, perché qui fondamentale, no? c'è catechismo, incontri, riunioni, per fare le feste, ecco, diciamo un oratorio, ecco, che serve appunto per fare aggregazione per la comunità. Siamo ancora sulla cronaca, andiamo in Versilia, un episodio di poche sere fa sul quale stanno indagando i carabinieri, un inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, contorni ancora da definire di questa vicenda, da parte delle forze dell'ordine al momento c'è un certo riserbo, l'auto in questione non si ferma all'altere dei carabinieri, i militari la inseguono, alla fine sparano tre colpi verso la vettura, nessuno è rimasto ferito, questa è la dinamica che si è appresa in queste ore, è successo nella zona di campagna di Pietrasanta in via del Pagliaio tra Pollino e Traversagna. Secondo questa prima ricostruzione, gli occupanti della vettura sarebbero in due e l'auto è stata poi risultata rubata. Si sono date la fuga a piedi e poi hanno proseguito la corsa con una seconda auto ritrovata poi abbandonata a Marina di Pietrasanta. I colpi di pistola, come vi dicevo, hanno raggiunto il veicolo ma non hanno provocato feriti. I due occupanti, appunto, si sono dati la fuga, al momento sono ricercati. Le indagini delicate in questa fase sono in corso da parte dei carabinieri con il coordinamento del comando provinciale di Lucca. Vi terremo aggiornati, nelle prossime ore si attendono naturalmente le ricostruzioni ufficiali e aggiornamenti da parte delle forze dell'ordine, dei carabinieri appunto in particolare. Ma a proposito di forze dell'ordine, una mattinata di celebrazioni. La Polizia di Stato festeggia i 172 anni dalla propria fondazione. Andiamo così a Lucca, al Real Collegio, luogo scelto per le celebrazioni ufficiali a livello provinciale. La Polizia letteralmente in festa e il questore Edgardo Giobbi ha diffuso anche i numeri dell'attività di un anno di lavoro da parte di tutto il corpo della Polizia sul territorio provinciale. In un anno 152 arresti e quasi 1100 denunce sono i primi numeri essenziali dell'attività della polizia nell'ultimo anno. E qua vediamo appunto il questore, le forze dell'ordine al completo, il prefetto raccolti in questo momento di celebrazione. 72 anni di storia dalla fondazione della Polizia di Stato. L'occasione è stata anche colta per consegnare riconoscimenti al personale che si è distinto per merito nelle attività durante l'anno. Vi dicevo tutti i dettagli del report dell'attività annuale, poi ci sono state ovviamente le relazioni ufficiali da parte degli esponenti delle forze dell'ordine.
E vi daremo chiaramente tutti i dettagli del report, in particolare anche di quanto è emerso dalla mattinata nelle prossime edizioni del telegiornale. Torniamo adesso invece sulla clamorosa protesta al Passo del Brennero da parte della Coldiretti per fermare il falso Made in Italy. C'erano anche tanti agricoltori arrivati da Lucca, dalla Versilia, dalla Valle del Serchio, dalla zona Puana. Sentiamo. Latte tedesco, pere belghe e patate scandinave che varcano le Alpi e dopo una veloce lavorazione assumono la cittadinanza italiana, andando a competere in modo sleale con i prodotti del vero Made in Italy. Sono solo alcuni dei casi denunciati dagli agricoltori e dagli allevatori che stanno partecipando al blocco dei tir sul Brennero promosso da Coldiretti. Tra i manifestanti presenti al valico con l'Austria, anche un centinaio di agricoltori lucchesi apuani, decisi a difendere il Made in Italy, il loro lavoro e il diritto dei cittadini a un consumo davvero consapevole. Coldiretti al Brennero oggi per accendere la luce su quella che è la situazione delle importazioni nel nostro paese. Una luce che mette in evidenza delle carenze legislative di un paese che permette semplicemente ad un prodotto estero che in Italia semplicemente vive l'ultima trasformazione o semplicemente il confezionamento di poter fregiarsi del marchio Made in Italy. Quello che chiediamo anche tramite una raccolta firme è che tutti i prodotti, non solo le DOP, abbiano un'origine garantita riportata in etichetta. Chiediamo trasparenza, non protezionismo, perché il consumatore che decide di comprare e acquistare prodotto italiano ritrovi nel suo carrello della spesa realmente un prodotto del nostro paese. Coldiretti ha lanciato una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza. L'obiettivo è raccogliere 1 milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani, estendendo l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea. In Versilia l'estate ormai alle porte, mancano anche quest'anno i bagnini, non si trovano ed è polemica per l'ultima ordinanza, quella sulla sicurezza in mare, diramata e già in vigore, da parte della Capitaneria di Porto. Non più 70 metri, bensì un minimo di 80 metri. È la distanza obbligatoria fra un bagnino e l'altro prevista da quest'anno sulle spiagge della Versilia, dall'ordinanza per la sicurezza appena varata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e già in vigore. Una misura voluta per allineare le disposizioni in materia su tutta la costa toscana che ha scatenato la reazione contraria dei bagnini versiliesi, che si preparano alla raccolta firme per i prossimi 2 fine settimana e se necessario anche a manifestazioni in piazza. Un solo guardaspiaggia ogni 80 metri significa più rischi per la sicurezza, dovendo più spesso uscire in mare da soli, come sostiene anche la Filcams CGL. Rischiano in un salvataggio da soli, mentre guidano un pattino, mentre vado a salvare 1, 2, 3 persone, di un ribaltamento e di rischiare anche la loro vita e di non riuscire a salvare chi è in difficoltà. Quindi noi chiediamo un restringimento di questa metratura, portarla a 50 metri, se fosse anche di meno sarebbe meglio, con almeno 2 bagnini, perché i salvataggi si fanno in 2. Anche per l'estate 2024 si conferma la difficoltà per gli stabilimenti a reperire bagnini, questo anche a causa del precariato e dei contratti collettivi fermi da molti anni. Mercoledì si apre il tavolo nazionale per adeguare gli stipendi, mentre sul piano locale mancano all'appello gli integrativi sulla provincia di Lucca. Abbiamo inviato alle controparti Commercio e Confesercenti la nostra nuova piattaforma del rinnovo del contratto integrativo, dove ci sono parti di sicurezza e parti anche di integrazione salariale. Per ora Commercio ha dato la disponibilità, stiamo aspettando Confesercenti per poter avviare delle date. Fra le richieste avanzate dalla CGL alla Regione e ai comuni costieri per dare più stabilità al lavoro in spiaggia c'è quella di allungare formalmente il periodo di sorveglianza fissa, che oggi va dal 15 giugno al 15 settembre, estendendolo dal 1 giugno al 30 di settembre. E questo aiuterebbe anche a trovare più bagnini, perché avrei un lavoro meno precario, avrei un lavoro più lungo. Spostiamoci adesso in Valle del Serchio. La passeggiata tra gli ulivi per la festa dell'olio ha riportato risultati positivi. Andiamo a vedere com'è andata. In particolare ci spostiamo a Borgo a Monsanto.
In occasione della tradizionale festa dell'olio che si svolge ogni anno a Val d'Ottavo di Borgo a Mozzano all'inizio della primavera, tante sono le iniziative che hanno legato il protagonista della festa al territorio. Per la parte culinaria, a fare da padrona è stata la tradizionale zuppa di Val d'Ottavo con l'olio locale, ma tante altre sono state le iniziative. Tra queste, molto apprezzata la passeggiata naturalistica lungo le mulattiere che attraversano anche i bellissimi uliveti della zona. Da sottolineare anche la presenza della Misericordia di Borgo a Mozzano, che in occasione della festa ha ospitato in casa Mezzetti opere di artisti locali. Quest'anno, in occasione dell'apertura dell'esposizione, ci sono state due intitolazioni speciali. La prima al nostro collega amico Giuseppe Bini, portato via da una terribile malattia quasi un anno fa. La Misericordia ha voluto intitolargli le sale che ospitano la mostra all'interno di casa Mezzetti. Sì, in una festa così importante per il paese di Val d'Ottavo, c'è stata l'occasione per la Misericordia di presentare qui, in questa casa della Misericordia che abbiamo in questa frazione, il ricordo di due volontari che sono stati molto attivi e molto importanti per la nostra associazione. Uno è Giuseppe Bini, a cui abbiamo dedicato una sala di questa casa, casa Mezzetti, e così rimarrà un ricordo ogni volta che qualcuno farà qualcosa in questo luogo, e una macchina l'abbiamo dedicata alla memoria di Andrea Papeschi, altro volontario che nell'anno scorso è deceduto. E facciamo una breve pausa, vi lascio adesso alle notizie sportive del TG Noi, ci rivediamo subito dopo per la terza parte con gli eventuali aggiornamenti.